molto in sintesi. Un Levi, con un certo fondo kafkiano, che però non è mosso dall'impulso vitale, affaristico e combattivo dei Kafka. Tu invece un vero Kafka, in quanto a forza, potenza di voce, appetito, senso di superiorità e per una certa generosità, naturalmente con tutti i difetti e le debolezze tipici di questi pregi. Però anche tu hai attraversato momenti differenti. Forse eri più allegro prima che i tuoi figli ti angustiassero tra le mura domestiche e diventavi un altro quando arrivavano degli ospiti. Eppure eravamo così diversi e nella nostra diversità così pericolosi l'uno per l'altro che se fosse stato possibile prevedere lo sviluppo del bambino in piena crescita, io, e dell'uomo maturo, tu, si sarebbe dovuto semplicemente dedurre che mi avresti schiacciato. Era già sufficiente a schiacciarmi, allora, la tua sola immagine fisica. Ricordo, ad esempio, quando l'estate al mare ci spogliavamo in mezzo agli altri, nella cabina, io magro, debole, sottile, tu alto, forte, imponente. E già nella cabina mi facevo pena, e non solo davanti a te, ma davanti al mondo intero. Mi ricordo dell'attore, perché annotai fedelmente le tue opinioni, scrivendo così: mio padre parla d'un mio amico che non conosce affatto, solo appunto perché è mio amico. Una mela seguita subito da un'altra. Ma che succede? Inutile tentare di scappare. Il padre si era deciso a bombardarlo. A mele. Le mele cadevano una dopo l'altra. Una tirata fiocamente lo sfiorò senza toccarlo. Un'altra tirata più forte si piantò direttamente sulla schiena. Aia! Fece appena in tempo a vedere la mamma che rientrava abbandonando le vesti slacciate dopo lo svenimento e correva ad implorare il padre. Risparmia, Gregor. Risparmia, nostro figlio. E risparmiami, papà. Ad esempio il tuo lasciarti facilmente influenzare da persone di alto rango che ritenevi tali. Che so, un'alta carica imperiale o qualcosa del genere. Non finivi più di parlarne. A volte te ne accorgevi e ti arrabbiavi. Ne consideravi cattiverie, mancanze di rispetto. Ma non era così. Erano soltanto un tentativo, peraltro insufficiente, di autoaffermazione. Ciò che mi turba ti tocca appena. Ciò che per te è innocenza, per me può essere colpa. Ciò che per te non ha conseguenze può annientarmi. Io non riesco a ricordare se in passato mi sia mai stato rivolto, ma penso possa essere accaduto. E perché avresti dovuto negarmelo allora, quando ero la tua grande speranza e non ti avevo detto. Tu hai anche un modo di sorridere per te. Io non ricordo, papà. Considerato quanto detto in questa lettera, io posso solo immaginare una tua replica.